These guys from Italy, I met them in... I think I met them in Trinidad. They're Italy, eh? Florence. 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 Ciao. Italia. Italia 1. Italia. Italia 1. Italia. Very beautiful beach. Very beautiful beach. Yeah. Really, really beautiful. Di Ruba, Monse, non sei. Ci manca. Comunque bella vacanza, consiglio a tutti gli italiani di venire a Cuba, il posto verde, conosce molta gente, è buono, dai. Isla è speciale. Isla è speciale. Grande. Where's the other friend? Third one. Where's the third one? Francesco, yeah. Eccolo là, guarda. Is he over there? Mira Francesco. Miralo. Francesco. Come here. Daddy. Francesco. Come here. Francesco. Right, I'm at Varadero Beach, and I have three friends from Italy, and they want to say stuff about their trip they had in Cuba. A La Habana siamo stati tre giorni, giusto? Tre giorni di cui abbiamo incontrato. Eravamo nella zona nuova, nel pedalo, nella zona nuova. Molto casino, ma bella. Bella la vecchia, il Capitolio. Ho dato la zona nuova, però c'è un po' di confusione. C'è un po' di confusione, ovviamente c'è la certa che ti ferma a tutti gli angoli per chiedere di è una città latte, diciamo, paragoniamola a Napoli, va bene, forse magari c'è qualche maggio, ve l'ho detto, devi, vabbè, comunque Havana la consiglio in tre giorni per un assaggio dell'est. Però poi consiglio anche di ritornare a fine vacanza, magari gli ultimi due giorni, per ritornare a assaporare le stradine e i locali habaneri, che magari c'è molta movida rispetto ad altri posti. Ora noi abbiamo girato sempre dal centro in alto, che verso il basso dell'isola non siamo mai andati, ci manca. Torneremo. Da mezzo al basso, da mezzo a Baco. Poi abbiamo visitato alla La Habana, è già concluso. Vabbè, che è? Alla Habana consigliamo di andare, vabbè, Piazza della Rivoluzione, e a Habana Vecchia, la botteghita di medio, perché no, anche se sinceramente ci aspettavamo molto più turisti, a pizzolina, dai mojito della botteghita di medio, un mojito normale, comunque appunto, va bene, questo è molto molto carino, molto molto bellina. Anche per la sera ci sono diversi locali, anche a un giusto prezzo. La movida non manca, è buona. Considerando che noi siamo stati in temporata a Baca. Sì, in bassa stagione. Comunque a La Habana non manca la movida. Clima umido, caldo, umido. Caldo, si scoppia. Parecchio caldo, sì. Si fa le sudate. La mano molto calda. Incredibile. Qua al mare si sta meglio. Poi anche Playa dell'Est a La Habana è, se uno c'ha voglia di fare il bagno, è una buona tappa, sicuramente. Non male. A una ventina di minuti dal centro di La Habana riesci a prendere un taxi, spendi 20 buck, ma potresti anche, chiunque vorrà andarci, a spendere anche meno, basta contrattare con il taxi particolare che sono più alla mano. Sì, che quelli ufficiali, Bella isola, spiaggia attrezzata con ombrelloni, mangiare all'ombrellone, giochi d'acqua di tutti i tipi e compagnia.
anche compagnia. Anche compagnia, c'è tanta gente. No, no, no. Com'è? Un bacio allora, Ciao! Stop. Right, my Italian friends, they are talking about their trip in Cuba, and they want to add some more stuff. What they said. What they said. Yeah, I'll hand over. Sì, a proposito, dopo La Habana siamo andati a Vignales, abbiamo preso l'autobus da La Habana, 12 Cook a testa. Via Azul. Via Azul. Abbiamo prenotato alla fermata di autobus Via Azul, anzi, l'avevo detto. Sì, e niente, in 3 ore siamo arrivati a Vignales. Viaggio confortevole. Sì, tutto sommato. Una fermata nel mezzo di strada, in una autogrill molto bellino, dove ci hanno offerto una piacevole piña colada con la canna da zucchero. La prima volta la mangiavo, assaporavo, molto molto gustosa, guarda, insieme alla piña colada con il miele, rinfrescante per spezzare il viaggio. E vitaminica. E niente, poi siamo arrivati a Vignales. Quando siamo scesi dal bus siamo stati assaliti da un monte di gente, ci voleva vendere le case particolari, cosa, vabbè, noi l'avevamo già prenotata fortunatamente. E niente, abbiamo fatto un giro per la città, per il paesino, perché poi insomma Vignales sono 4 strade in croce. E niente, la sera siamo stati a mangiare da Pepus. Si è mangiato bene, si è speso il giusto. Sì, esatto, cucina tipica. No, piatti buoni, cucinati bene, spesa bassa, ma piatti abbondanti. C'è stato solamente un piccolo problema e sì, insomma, viene spesso a Vignales e termina, c'è un distaccamento di corrente e siamo rimasti al buio. Le cause. Un giorno e basta. Sì, prima sera, qualche ora la prima sera. Ma il secondo giorno poi siamo andati, abbiamo prenotato l'escursione a cavallo e niente, siamo andati, ci hanno portato a visitare sotto la montagna. Bellissima, esatto, valle di Vignales, e abbiamo fatto i nostri sentieri a cavallo. Attenzione alle zecche, io l'ho presa, lo staccava, tutto bene. Dov'è il piede? Eccola, il segno, lo vedete? Il segno. Tutto bene. Comunque è stato un bel pomeriggio, perché è durato 5 ore più o meno. Sì, esatto. 5 ore di cavalcata con bagno al lago artificiale, nulla di speciale, però rinfrescante. Bello il paesaggio. Rum. Non prendete il rum a Vignales, non lo comprate lì nella piantagione, perché è un'inculata pazzesca. È buono, però lo fanno pagare molto di più di quello. I sigari ci possono stare. I sigari conviene, artigianali. C'è il contadino che vende i sigari a meno, noi l'abbiamo comprati. A tre cook, il sigaro. Ne abbiamo acquistati 20 e abbiamo speso 60. Se lo sei euro più o meno. Siamo. Al momento è più o meno lo stesso cambio, guadagniamo di poco, ma dai, speriamo sono buoni, visto che non li possiamo aprire, a meno che non ci troviamo un sasso dentro la confezione, ma si spera di no. E poi la movida a Vignales, la molto sera, buono. La piazza dove c'è la chiesa, c'è questo bar, questo locale, si chiama Polo, il suo nome non lo ricordo. Poi c'è lo spettacolo delle ballerine e poi insomma, molto bello, molto bello. Sì. Poi dopo, una volta che chiude il polo, e davanti, dall'altra parte della strada, c'è questo coloniale che va avanti fino alle 3 di notte. Della notte. Anche la movida non Ehi. Si consiglia 3 notti a Vignale. 3 notti perché c'è la prima... Sono varie escursioni a cavallo, sì. Puoi fare arrampicate, visitare una parete rocciosa dipinta e con
la possibilità di andare in due spiagge, di cui una è un'isola, che noi non siamo potuti fare. Caio? Caio Levisa. Caio Levisa e Caio Jutia. Caio Levisa è l'isola. Jutia spiaggia via taxi e basta. Non siamo andati a Caio Levisa perché in questo momento a Cuba hanno un problema serio con il carburante, non sta entrando, sicché siamo stati dal Venezuela. Dal Venezuela siamo stati un po' limitati. Siamo stati limitati a prendere gli autobus, che abbiamo preso solamente quello da Havana a Vignales, poi da altre parti non erano disponibili. Compartidos, taxi compartidos, molto carini con le turiste, con i turisti, trova, conosce molta gente nei taxi. Davvero, è buona, una vacanza da fare. E Vignales io la consiglio vivamente a tutti, magari dopo la mana. Nella natura. Nella natura, in pace con se stessi, con noi altri. Con il mondo. Con il mondo. E via. Godimento assoluto, godimento assoluto. Francisco, saluta. Saluto a tutti. Grazie a Yasir. Grazie Yasir. Ciao Yasir.